6:15, siamo appena arrivati a Stavanger in Norvegia, dopo circa 10 ore e mezza di traghetto. È stata una notte veramente molto difficile. Sì. Perché noi pensavamo di riposare, di lavorare, di montare qualcosa, di sistemare qualche foto. Invece abbiamo vomitato e basta. Abbiamo sboccato e basta. Lui se ne sbatte altamente, proprio lui ride. Praticamente. No, ragazzi, cioè io. Sì, ma. Ci abbiamo passato una notte allucinante. Una bella IEA. In bagno, stile esorcista. Anche il traghetto è bello, cioè, il traghetto è una figata. E tra l'altro abbiamo mangiato benissimo. Peccato che quello che abbiamo mangiato l'abbiamo potuto apprezzare due volte. A me il sorriso non manca, cioè siamo in Norvegia. Assolutamente, quindi si va avanti di bestia. Dai, vediamo grande cosa c'è Mirko. Dopo. Spade di Stavanger. Non vado a pigliare niente. Ragazzi, la vostra stanza. Innovation lobby. Qua. Stavanger. Ragazzi, c'è il sole per adesso, non lo dico troppo forte. Proprio wow, ora. Il sole, anche qui hanno il sole. Ora ci prepariamo e poi si ritorna in moto. Ma dovete sapere che Rick ogni volta che entra in una stanza di un hotel, un appartamento, lui va in bagno a cercare il fono, perché deve creare dei microclimi tropicali, Maldive. È la stufetta per stare al caldo. Anche se in camera magari c'è il cosino, no? I caloriferi. È più bello. Però a volte è anche mezzanotte e tipo magari ci sono anche altre stanze che stanno dormendo. Stavanger. Ciao ragazzi! Una figata pazzesca, molto bellissima. E ci sta bene oggi. Guardate che roba il porto. Abbiamo bevuto un caffè, abbiamo fatto qualche foto. Andiamo un attimo adesso all'ufficio turistico che c'è qua a Stavanger, perché dobbiamo ritirare la card per poi girare un po' nei musei eccetera. Poi andiamo a pranzare. Per ora il tempo regge, vediamo un po' dopo cosa succede. Che si dice? Giornata bellissima. Cioè siamo stati malissimo stanotte, però siamo ripagati da quello che stiamo vedendo e soprattutto dal clima. È bellissimo, veramente. Faccio imitazione di un tizio con lo zainetto dello Squarna. Dello Squarna. Squarna. Mi ferma un sacco di gente, raga, veramente. Anziani, bambini, mezza età, cioè, fantastico. Attirano le mosche. Come si chiama Ranzo? Siamo da Fish & Co. Mi sa che è molto buono. Andiamo qua e dopo andremo ancora a fare altre fotografie, altri video. E siamo a Fish & Co. Stavanger, gentilissimi veramente, qua è spettacolare, la gente è favolosa e adesso ci gustiamo questa delizia. Allora, tanto per concludere in bellezza, questo dessert, lasciamo. Prendiamo un cafferino e andiamo a fare altri contenuti. 5 minuti fa abbiamo sentito questa ragazza qua dell'ente del turismo norvegese, un contatto che ci ha dato appunto Innovation Norway. Ci ha organizzato pazzesco un safari in rib. Sto facendo le storie, non mi sto facendo i fatti miei. E ci ha risposto in 5 secondi dandoci un sacco di informazioni per questo itinerario qui. Domani dalle 9 alle 11. Allora, che è meraviglioso, è la velocità e la precisione, la puntualità nell'indicare tutto, cioè ti fa sentire davvero a casa, perché sì, c'è gente che sa benissimo che sei un turista, sa benissimo che comunque non puoi conoscere questi posti e ti aiutano affinché tu non ti trovi spaesato. Però grazie. Top. Mangiato abbiamo mangiato, ma tanto anche.
Siamo a Svert Ifgel. Queste spade rappresentano una battaglia che si è consumata verso la fine dell'Ottocento e a rappresentare l'unione del reame di Norvegia. La spada più grande rappresenta il condottiero che ha portato alla vincita la sua truppa e le due spade più piccole rappresentano i re vinti, che erano quelli che stavano regnando in quel momento proprio in questa zona. Le tre spade conficcate nella pietra rappresentano il per sempre. L'unione a livello politico e sociale di questa battaglia ha fatto sì che si estendesse un reame solo in Norvegia e quindi non fu una guerra di conquista distruttiva, ma di unione proprio di culture differenti. Questa spiegazione mi ha entusiasmato molto. 3 ore e mezza per la pronuncia e comunque sicuramente avrò sbagliato, però vabbè. Siamo a Friedrichsfeld. Se mi dai il telefono te lo dico. Cazzo, aspettate un attimo.